noi disabili dobbiamo capire che non dobbiamo stare nell'angolo, perché quando ci mettono nell'angolo noi dobbiamo battere i piedi e dire no, io devo stare al centro dell'attenzione come tutti voi. Io ho scoperto la sclerosi multipla quando avevo 18 anni. Mi stavo affacciando alla vita, avevo intenzione di continuare, comunque di iniziare la mia carriera per quanto riguarda la danza classica e contemporanea. Poi è arrivata la sentenza, ecco, di sclerosi multipla. I 2 anni in cui non sono stata bene sono stati 2 anni forse i peggiori della mia vita, perché spieghi a chiunque i tuoi sintomi ma fondamentalmente ti prendono per pazza. E poi c'è anche tutto il circondario che non si rende conto, quindi pensa che tu sia svogliata, che hai perso l'interesse, che hai perso l'entusiasmo, ma in realtà non è così, è che proprio le gambe facevano quello che volevano. Quando la dottoressa mi diede la diagnosi, io ho sorriso, al che la dottoressa aveva paura che io non avessi capito e mi ha detto: Margherita, ma tu hai capito che è la sclerosi multipla? E io gli ho risposto: dottoressa, io ho capito finalmente di avere qualcosa, ma se ora mi metto a piangere la sclerosi multipla passa. Ha detto lei no, allora prendiamola col sorriso. Ho fatto una specie di reset, nel senso che mi sono resa conto che tutto quello che facevo prima adesso non lo posso più fare. Quindi la danza classica l'ho abbandonata, ho fatto un percorso su me stessa, nel senso che comunque l'ho accettata e l'ho fatta diventare anche mia. E non l'ho mai nascosto, non mi sono mai nascosta dietro al dice no, ma io sono sana, no, io ho la sclerosi multipla e non mi devo vergognare assolutissimamente di niente. Il mio ignoto sicuramente mi ha portato a volere ancora di più un'indipendenza economica. Ai diurnati, specialmente con le ragazze, dico sempre: cercate di non dipendere mai da un uomo, che possa essere il papà, il fratello, marito, compagno. Bisogna lavorare per noi stesse. Ho una grandissima autostima e vado anche fiera di questo. Grazie alla sclerosi multipla ho imparato a stare sola e a capire quanto sia bello stare soli. Cioè, la solitudine non fa paura, perché sono riuscita a fare un percorso su me stessa, a capire quanto io valgo.